Emerge che il bilancio del comune si sta paralizzando praticamente, non si riesce ad avere un margine per poter fare degli interventi se non quelli già previsti dalla routine dell'amministrazione ordinaria. E quindi il problema è che anche non si possono aumentare più di tanto le tasse perché sono aumentate al massimo. L'addizionale IRPEF è all'8% che per Brescia è il massimo. Poi vi sono livelli di IMU e di TARI che sono molto elevati e quindi non possono utilizzare più di tanto la pressione. Inoltre le entrate tradizionali che derivavano dalla gestione del comune, i proventi dei servizi e i proventi dei beni diventano sempre più asfittiche, molta morosità e difficoltà sul piano della cassa. Quindi il bilancio, se lei vede la scheda che vede l'anno 2015, vede che le spese sono circa 270 milioni e le entrate sono quasi 273 milioni, diciamo è la parità, però non è un bilancio dinamico, è un bilancio molto statico, è come una persona anziana che si muove poco e fa solo l'indispensabile. E questo contrasta con gli annunci di tante cose che dicono di voler fare che poi non fanno. È anche interessante vedere come è incrementata la spesa per il trasporto pubblico locale. Ecco, poi lei ha visto che vede che quasi tutte le altre attività sono allineate con un encefalogramma piatto. Ce ne sono due che si muovono, una che si muove sempre in su, che è quella del trasporto pubblico, è il costo della metropolitana praticamente, che non finisce di crescere, siamo arrivati a oltre 70 milioni di spesa di quel settore. E poi vede che c'è una voce che è funzioni amministrative molto generica che va su e giù, perché lì dentro vi sono i famosi fondi recupero crediti, fondi d'emergenza e così via, che sono alla fine sono dei fondi di manovra per l'amministrazione per aggiustare l'andamento, diciamo. Sono quelle due che giocano, quelle due spese lì che giocano, e lei vede che alla fine se c'è un margine tutto va nel trasporto pubblico.